completato il torneo di beach volley del 2017, la Calura estiva accompagna i dirigenti della polisportiva concordiese nel difficile compito di integrare l'organico della prima squadra. La ricerca risulta molto difficile, ma alla fine arrivano due giovani promesse da curare e far crescere durante la stagione sportiva. Prima del campionato viene fatto un amichevole a Limidi, poi la stagione inizia. L'organico è affiatato, ma diversi infortuni rendono difficile la conquista dei risultati. Alcune ragazze, infatti, non saranno in grado di rientrare in campo fino a fine stagione. Nonostante questo, le ragazze prendono forza e, superato un grande momento di difficoltà, riprendono un gran ritmo di gioco fino a fine campionato. Una nota positiva deve anche essere fatta per l'amichevole con la Serie D di Poggiurusco, poco dopo Natale, con cui la squadra ha mantenuto un ritmo di gioco davvero elevato. Per migliorare il ritmo di gioco, durante la stagione sportiva sono state fatte delle amichevoli con allenamento congiunto con le squadre di San Giacomo e Massa Finalese. Durante queste serate, grazie alla palestra divisa in due campi, è stato possibile fare allenamento su un campo e partita amichevole sull'altro, facendo ruotare i giocatori fra le due attività. Inoltre, a partire dal mese di aprile, tutti i lunedì sera il palazzetto di Concordia potrà ospitare la squadra di San Giacomo per fare degli allenamenti congiunti. Per svolgere al meglio queste attività, Gabriele, Marco e Isacco aiutano Sao nella gestione degli allenamenti. Ed è così che all'interno della società ognuno fa la sua parte. Gli allenatori affrontano tutte le difficoltà di preparazione degli allenamenti e di gestione del gruppo. La società si prende in carico i costi per lo svolgimento del campionato e le ragazze si impegnano a fare dei sacrifici per ottenere i migliori risultati sportivi. Nonostante le grandi difficoltà di questa stagione, ognuno ha mantenuto i propri impegni fino alla fine. Un ringraziamento va alle ragazze per tutto l'impegno che hanno dimostrato durante questa stagione sportiva. E un grande ringraziamento va anche a tutti gli sponsor che ci sono nuovamente vicini per coprire i grandi costi di tutti i campionati a cui la società ha partecipato. Senza di loro non ci sarebbe modo di trovare i finanziamenti per portare avanti l'attività. E lo stesso vale anche per l'immenso ma silenzioso lavoro fatto dai dirigenti per organizzare la società. Durante tutti i 12 mesi dell'anno, infatti, non c'è mai un momento di pausa. Dalla gestione della burocrazia con il comune alle telefonate con le altre società per le partite di campionato e le continue comunicazioni con i giocatori. Tra le tante attività organizzate vogliamo segnalare quella di inizio novembre, quando il palazzetto di Concordia ha potuto ospitare un corso completo BLSD aperto a tutti, grazie alla collaborazione con AMDC Life di Mauro De Celie. Al termine del corso sono stati rilasciati gli attestati biennali riconosciuti dai IRC. A fine novembre, invece, è da segnalare la partecipazione alla serata delle associazioni di volontariato organizzata dal Comune di Concordia, durante la quale ogni associazione, compresa la polisportiva concordiese, ha presentato a tutti i presenti il proprio operato. L'attività di pallavolo all'interno della società parte dai bambini più piccoli, attraverso il corso di mini volley. Con la stagione 2017-2018, il vecchio gruppo di mini volley passa quasi completamente in under 12 a causa dei limiti di età. La bella sorpresa che ha avuto la società è che il gruppo non è rimasto vuoto, ma ha visto l'arrivo di 18 nuove bambine. Gli allenatori e i dirigenti sono soddisfatti perché il gruppo ha raggiunto dei buoni risultati, nonostante la maggior parte abbia appena iniziato. Per far divertire i più piccoli, anche quest'anno sono stati confermati gli appuntamenti con i tornei del circuito bassa in volley, di cui fanno parte anche Mirandola, Massa Finalese e San Prospero. Non mi avete fatto niente. Un altro importante appuntamento di mini volley è stato sabato 14 aprile. La polisportiva ha partecipato alla quarta edizione del Memorial Maria Giovanna Artioli. Una giornata di sport, una giornata di vita, in cui, come ci ricorda Giovanna, la vita è imperdibile. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Un ringraziamento alla famiglia di Giovanna che ha partecipato e coordinato queste e tante altre manifestazioni che possono aiutarci per costruire un futuro migliore. Ad inizio stagione
il gruppo Under 13 è allenato da Paolo Tonin e partecipa al campionato CSI. Il gruppo Under 12 invece inizia la prima fase allenata da Elisa Magnani, partecipando al campionato CSI con la formula di gioco 4 contro 4. L'organizzazione è stata un po' impegnativa, perché sono state fatte diverse trasferte oltre Modena. Però il gruppo risponde bene e gli allenatori sono soddisfatti per la grande crescita che hanno riscontrato. Nella seconda fase del campionato, la società scambia gli allenatori dei due gruppi. Paolo gestisce il gruppo Under 12 impostando il gioco 6 contro 6, mentre Elisa prende in mano il gruppo Under 13. Durante la stagione sportiva, con questi due gruppi sono stati organizzati due concentramenti Under 12 e Under 13, con le squadre di Quistello gestite da Simona Bernardelli. Col sorriso di un bambino. Il gruppo Under 15 viene allenato da Martina e partecipa al campionato CSI. Come ogni anno, qualche giovane in crescita viene inserito con i gruppi più grandi. In questa stagione segnaliamo l'inserimento di 4 ragazze 2004. Il campionato è andato molto bene e la società è soddisfatta dei risultati ottenuti. Nella prima fase la squadra raggiunge il terzo posto, aprendo poi la strada per le fasi regionali. Purtroppo diversi infortuni hanno dimezzato la squadra, impedendo di raggiungere ulteriori risultati. E quando non mi vedi... A metà aprile, come già accade da alcuni anni, la società rinnova il doppio appuntamento domenicale. All'interno del palazzetto di Concordia è stato svolto il corso allenatori tenuto da Luciano Molinari e dedicato al secondo livello giovanile. Sempre durante la stessa giornata è stata ospitata anche la selezione provinciale femminile, che ha potuto mettere in pratica gli esercizi spiegati durante il corso allenatori. Una giornata simile era stata fatta inizio stagione con la selezione provinciale maschile. Senza effetti speciali, e prima di salutarci da questa stagione sportiva, rinnoviamo l'appuntamento con la nona edizione del torneo di beach volley, quarto Memorial Maria Giovanna Artioli. Come al solito, ogni squadra potrà mettere in campo al massimo solo un uomo, in modo da rendere ogni gara sempre più avvincente e spettacolare. Non viene imposto un limite al numero di iscritti per ogni squadra, che in questa stagione possono avere disputato un campionato fino alla Serie C. Tutte le partite si svolgeranno sempre da lunedì al venerdì, a partire da fine giugno, in modo da lasciare libero per tutti il fine settimana. Mandate subito le vostre iscrizioni e, anche se solo per una serata in compagnia, ci vediamo al torneo, quindi non mancate! Promettere l'estate che passa, la nostra risata, la pioggia. La società ringrazia tutto lo staff, dirigenti e allenatori che da tempo si impegna per far crescere gli atleti dal punto di vista sportivo e umano. Un ringraziamento va anche al fotografo Carlo, che ci segue nelle partite in casa per fare delle meravigliose fotografie. Un ringraziamento per la precisa gestione della palestra nonostante le intense attività settimanali. Il nostro carissimo custode Giovanni. Lorena Malagoli. Beatrice Roveri. Ottimo lavoro col settore giovanile. Paolo Tonin. Sempre più esperienza nel settore giovanile. Elisa Magnani. Ottimo lavoro e presente da diversi anni. Martina Pelatti. Un aiuto con la prima squadra. Isacco Malavasi. Un aiuto in palestra e un sostegno tra il pubblico delle partite. Marco Corallini. Instancabile aiuto durante le partite e nelle trasferte. Gibertoni Gino. Indispensabile supporto alla squadra a 360 gradi. Gabriele Gibertoni. Sempre a disposizione della squadra, oltre alla gestione della società ad ampio raggio. Saul Negrelli. Sempre presente in palestra, si dedica sempre di più nella gestione della polisportiva. Da quest'anno ha ottenuto una deroga speciale per poter fare i segnapunti. Il presidente, Erminio Negrelli. Amico.